Thomas Neuwirth in arte con Cita Proust vince l'Eurovision Song Contest. La drag queen austriaca ha ottenuto un plebiscito di consensi interpretando la canzone Rise Like a Phoenix. Il suo look inusuale, barba folta e abito da sera con paillette ha attirato l'attenzione dei 190 milioni di telespettatori della finale di Copenaghen, contribuendo a farle conquistare l'ambito premio. Al momento della candidatura di Conchita al contesto europeo, non mancarono forti critiche che divisero l'opinione pubblica, soprattutto nella Russia di Putin. Adesso, grazie alle sue potenzialità vocali e alla sua imponente presenza scenica, è riuscita a trionfare, dedicando la vittoria a tutte le persone che credono in un futuro di pace e tolleranza. Sarà l'Austria dunque ad ospitare la prossima edizione dell'Eurovision. Al secondo posto si classifica l'Olanda e sull'ultimo gradino del podio troviamo la rappresentante della Svezia Sanna Nielsen. La cantante italiana Emma Marrone, arrivata 21esima su 26, non sembra demoralizzata dal risultato in classifica e con ottimismo saluta i fans e guarda al suo prossimo tour. Ancora una volta l'Eurovision si conferma come uno degli spettacoli televisivi più coinvolgenti e moderni, dove un'organizzazione perfetta e uno stile sobrio fanno di questa manifestazione una tra le più interessanti del panorama europeo. Nonostante questo evento entusiasmi milioni di persone sul continente, in Italia il fenomeno non riesce ancora a trovare terra fertile.